Figlio mio, non dire nulla ai giudici. Quali cose false, dici, non dire nulla a nessuno. La verità è la verità, le falsità sono falsità. Così Nazia Shahin si è rivolta a suo figlio, il fratello minore di Saman Abbas. Saman, la giovane pakistana di 18 anni, è scomparsa da Novellara, nel Reggiano, la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021, per poi essere trovata morta un anno e mezzo dopo. Secondo l'accusa, Saman fu uccisa perché si opponeva a un matrimonio forzato. Dopo la scomparsa della figlia, i genitori sono fuggiti in Pakistan. Shahbar Abbas, il padre, è stato arrestato nel suo paese e solo poche settimane fa è stato consegnato alle autorità italiane. Nazia, invece, è ancora in fuga. Entrambi sono accusati di omicidio volontario e sono imputati nel processo in corso a Reggio Emilia insieme ad altri tre familiari, lo zio Danish Asnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulak Nomanulak. Dopo due anni di silenzi, Nazia è riuscita finalmente a mettersi in contatto con suo figlio, un testimone chiave nel processo. Il giovane vive sotto protezione. Il messaggio della madre risale a qualche settimana fa, prima che il figlio fosse sentito in tribunale. Lo ha ricevuto dal Pakistan, dove la madre si trova nascosta, utilizzando il telefono di un parente. Nonostante ciò, il ragazzo non si è lasciato condizionare e ha risposto così: «O mi uccido o mando tutti in carcere a vita, non dico falsità». Le dichiarazioni di Nazia Shahin e di altri membri della famiglia hanno spinto il procuratore di Reggio Emilia, Gaetano Paci, ad aprire un fascicolo contro ignoti per le minacce e le pressioni subite dal ragazzo, diventato da poco maggiorenne. Dopo la scomparsa della sorella, è stato proprio il giovane a indicare la pista dell'omicidio, puntando il dito contro i suoi stessi familiari. I difensori degli imputati hanno ottenuto che il ragazzo fosse sentito anche in aula, al fine di verificare le accuse. Originariamente programmato per venerdì 27 ottobre, la sua testimonianza è stata posticipata. Ecco perché, da una grande distanza, la madre ha cercato di influenzarlo alla vigilia della deposizione. Come? Utilizzando sia le parole ascoltate all'inizio, sia facendogli capire che non è solo. La madre gli ha indicato alcune conoscenze alle quali potrebbe rivolgersi in Italia. Queste persone potrebbero aiutarlo sia a trovare un lavoro che a procurarsi i documenti necessari per viaggiare, consentendogli così di raggiungerla in Pakistan. Gli ha scritto: «Sistema i documenti, poi vieni a trovarmi almeno per una settimana. Da viva questo è il mio unico scopo, vedere mio figlio con i miei occhi». In un altro messaggio, una zia ha invitato il giovane a ritrattare le dichiarazioni, asserendo che sono tutti innocenti e nessuno ha colpe. Il giovane è stato sollecitato a eliminare tutti i messaggi al fine di impedire agli investigatori di ottenerli e di indagare sulla loro provenienza. Tuttavia ha rifiutato di farlo e anzi ha confermato le sue accuse in quello che potremmo definire un atto di rettitudine morale: o mi uccido o mando tutti in carcere a vita. Un ulteriore elemento sfavorevole nei confronti della sua famiglia. Sembrerebbe che proprio la madre di Saman abbia svolto un ruolo centrale nell'omicidio della figlia. Si ipotizza che abbia attirato la diciottenne in una trappola mortale, inviandole messaggi rassicuranti. Purtroppo Saman ha creduto a questi messaggi e una volta tornata a casa è stata consegnata ai suoi aguzzini. Nell'udienza si è verificato un autentico colpo di scena. La corte d'assise ha accolto le eccezioni sollevate dalle difese degli imputati, che sostenevano che il fratello di Saman dovesse essere indagato per il suo contributo moralmente e materialmente al delitto. Si presume che sia stato lui a mostrare alla famiglia la foto che ritrae la sorella mentre bacia il fidanzato, peggiorando ulteriormente la situazione. Queste sono le parole pronunciate dal presidente della corte d'assise. Il fratello è indagabile a sua stessa tutela, per assicurargli le dovute garanzie. Inoltre, la corte ha dichiarato nulla la serie di dichiarazioni fornite dal giovane in diverse occasioni. Sorge la necessità di ripetere il processo?